Di Love Canosa, siamo qui, fine partita, Canosium, calcio, Fulgor, Molfetta, insomma una partita vinta 9-0, due dei protagonisti della partita, William Valentino subentrato nel secondo tempo, ma anche Tarricone che insomma è stato protagonista dall'inizio della partita, una partita sulla carta facile, però le partite bisogna sempre giocarle. Ah, che è stato importante portarla a casa perché comunque c'è il rischio di sottovalutarle queste partite. L'importante era fare la nostra gara, serve mentalità. Ci siamo riusciti. Abbiamo visto una buona squadra, soprattutto nel secondo tempo, nonostante il gran caldo, il gran sole, insomma, vuol dire che fisicamente siamo bene, Tarricone. Sì, siamo ancora all'inizio, poi è chiaro, faceva caldo oggi e un po' ne abbiamo risentito, però fisicamente stiamo crescendo di condizione. Poi è entrato anche il faro del centrocampo William Valentino nel secondo tempo, le cose sono andate un tantino meglio, soprattutto perché insomma, la condizione fisica vi supporta molto bene, come abbiamo detto, e poi la squadra ha cominciato anche a girare con tanti gol. Sì, fortunatamente diciamo, il sole e il caldo non ci ha fatto stare abbastanza bene. Abbiamo preparato una partita senza sottovalutare l'avversario, come ha detto Gianmatteo. Niente, abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato a casa i 3 punti, che era molto importante oggi. Adesso in Carnese sono diventati 4 i punti, importante il punto di domenica scorsa, ai 3 di oggi, insomma, con la classifica comincia a delinearsi nella maniera che a noi più ci piace. Sì, non dobbiamo fermarci qua. Domenica ci aspetta un'altra battaglia e dobbiamo portare a casa i 3 punti. Va bene ragazzi, vi lascio perché siete tutti e due di Cerignola se non Sì. sbaglio, quindi oggi grandi appuntamenti anche nella vostra città, insomma speriamo che tutto vada bene, speriamo che il Canusium continui così. Chiamerò anche il capitano che oggi non ha giocato, il nostro Fabio Sansona, e il vicepresidente, vieni, grazie ai nostri due amici, presidente scusami, perché il vicepresidente oggi non ha voluto parlare, Come insomma. sempre. Ciao Fabio, Ciao ciao, Pio, ciao ciao, ciao il Pio. nostro Muggeo. Non ha voluto parlare il vicepresidente, è un po' preso Come dalla mai? partita. È un Perché? po' Eh sì, preso dalla perché penso. partita. Vabbè, anche io ho preso la partita, era solo che eravamo su da lì. Niente, il primo tempo mi aspettavo qualche altro gol, sinceramente, conoscendo la squadra avversaria e conoscendo la nostra squadra, qualche gol in più. Infatti, 4 gol sono andati in fumo, giusto Fabio? Correggimi se sbaglio. 4 gol, diciamo, doveva finire un bel 7-0. Niente, come giustamente ha detto William, ci aspetta domenica. Questa settimana lavoreremo meglio, meglio come sempre. Ogni settimana lavoriamo sempre meglio per essere in forma e per essere pronti per la partita che ci aspetta a Biceglie. Una società che continua a lavorare sempre work in progress, si cerca Sì. sempre di migliorare anche dal punto di vista degli sponsor che sono tantissimi vicino alla Tantissimi, squadra e assolutamente sì, che hanno bisogno di risultati. che ringrazio e dobbiamo dare anche a loro soddisfazione giustamente dei nostri risultati. Risultati che arrivano, capitano. Oggi non ti abbiamo visto in campo, abbiamo lasciato spazio a Marzinotto, che è giusto che giochi anche lui, soprattutto queste partite. Sì, è giusto comunque mischiare in queste partite che comunque hanno solo di buono i fini della classifica, perché comunque come partite sono veramente, non dico inutili, ma abbastanza. Alla fine vincere 1-0, 9-0 ha poco a che vedere, anche perché molte volte con una squadra così non ti viene neanche di spingere sull'acceleratore e qualcuno pensa solo alla giocata individuale. Comunque i meccanismi oggi si sono visti, insomma una squadra che girava, soprattutto dicevo nel secondo tempo quando il centrocampo ha proposto idee migliori per l'attacco, si giocava molto sulla linea del fuorigioco loro, insomma ma la squadra c'è, Di Giovinazzo oggi ha fatto un bel po' di gol che servono Al ad morale, al ossigenare morale, il suo morale. sì, soprattutto per un attaccante serve fare abbastanza gol e caricarsi per le prossime partite, dai. Allora, noi ci carichiamo insieme con voi. Ci siamo caricati per la prossima, è quello che giustamente hanno detto per domenica che non sarà, penso, facile, però Sarà una partita per il momento abbiamo preso i da 3 prendere con le punti, pinze. dai. E voglio subito dire che questa settimana I Love Canosa sarà molto vicino alla squadra, insomma Grazie. seguiremo anche durante la settimana con interviste, con umori e sentimenti della squadra prima della partita di domenica prossima che bisogna seguire con più attenzione. Assolutamente, ti Va ringrazio bene, Pino Pino. d'accordo, io Grazie e buona ringraziamo la domenica. Canusium Calcio per essere stati qui con noi, Grazie grande a vittoria, voi. 9-0 con la Fulgor e questo fa presagire una settimana di lavoro intensa prima della prossima partita che sarà
un pochino più importante di questa. Comunque un saluto anche agli amici della Fugol Molfetta che prendono il calcio così com'è, puro salutiamo, divertimento, salutiamo grande attenzione e grande divertimento per gli amici del Molfetta. Bene, questo è davvero tutto dal San Sabino di Canosa, chiaramente rimanete sempre sintonizzati sui nostri canali, il canale dello sport sempre vicino, sempre in diretta per i prossimi appuntamenti. Oggi ci sarà tanto da parlare di calcio e soprattutto anche di basket questa sera con una diretta imperdibile, anzi vi invito la presentazione della vostra omonima Canosium ma Basket, quindi tutti al palazzetto per la presentazione della squadra di promozione del Canosium Basket insieme al presidentissimo Andrea D'Amico. Un saluto a tutti, a fra poco. Grazie.